Benvenuti amici di Ricarica Mentale, in un viaggio zen verso la profonda saggezza e la pace interiore. Oggi, vi sveleremo i 7 segreti che cambieranno radicalmente il vostro modo di percepire e vivere la vita. Preparatevi ad immergervi in una storia zen che vi ispirerà a vivere nel momento presente e a scoprire l'essenza nascosta dentro di voi. Questa è la storia di come una persona comune ha abbracciato il potere dei segreti zen, trasformando la sua vita in una danza di armonia, gioia e realizzazione. Prima di partire con la storia, vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per restare aggiornati. Non indugiamo, si parte! Il primo segreto è il segreto del qui e ora. In un tranquillo villaggio, viveva un uomo di nome Hiro. Afflitto dai rimpianti del passato e dalle ansie per il futuro, Hiro incontrò il saggio maestro Zen, Takeshi. Questi gli insegnò a concentrarsi sul presente, a coltivare la consapevolezza di ogni attimo. Hiro imparò che solo quando si vive nel qui e ora, si possono lasciare andare le catene delle preoccupazioni. La sua vita cambiò quando scoprì che il passato era un libro già letto e il futuro solo pagine in bianco. Hiro imparò a scrivere la sua storia nel presente. Il secondo segreto è l'armonia con la natura. Takeshi portò Hiro in un bosco secolare, dove ogni foglia danzava al ritmo del vento. Qui, Hiro comprese l'importanza di connettersi con la natura. Le montagne maestose, i fiumi scintillanti e gli uccelli canori gli ricordarono che faceva parte di un grande disegno universale. La natura divenne il suo rifugio, insegnandogli ad apprezzare la bellezza di ogni attimo e a trovare serenità nelle piccole meraviglie che spesso trascuriamo. Il terzo segreto è semplicità e essenzialità. Un giorno, Hiro vide un bambino ridere mentre giocava con una semplice palla. Questo momento scatenò in lui una rivelazione: la gioia non risiede nelle cose complesse, ma nelle piccole e sincere espressioni di felicità. Hiro iniziò a semplificare la sua vita, lasciando andare gli eccessi e abbracciando la semplicità. Scoprì che la vera felicità era nascosta nelle azioni quotidiane e nei sorrisi genuini. Il quarto segreto è accettazione e non giudizio. Nel villaggio, Hiro si scontrò con un uomo che lo aveva ferito in passato. La rabbia e il risentimento stavano per prendere il sopravvento, ma Hiro ricordò le parole di Takeshi sull'accettazione e il non giudizio. Decise di abbandonare il peso del giudizio e accettò l'uomo per ciò che era, liberandosi dal peso dell'odio. Questo atto di compassione lo portò verso relazioni più profonde e significative. Il quinto segreto è equilibrio tra azione e non azione. Sotto la guida di Takeshi, Hiro imparò l'arte dell'equilibrio tra azione e non azione. Scoprì che la vita era come un fiume, con momenti di corrente rapida e tratti di quiete. Abbracciò il flusso naturale degli eventi, sapendo quando agire con determinazione e quando lasciarsi trasportare dalla corrente. Questo gli permise di vivere con minore sforzo e maggiore armonia. Il sesto segreto è trascendenza dell'ego. Un giorno, Takeshi sfidò Hiro a guardare dentro di sé e a riconoscere l'ego che lo separava dagli altri. Hiro iniziò un viaggio interiore, esplorando le profondità della sua coscienza. Realizzò che l'ego era come un'ombra che lo imprigionava. Attraverso la meditazione e la riflessione, Hiro imparò a superare l'ego e a sperimentare una connessione più autentica con il mondo e con gli altri. Il settimo segreto è illuminazione interiore. Dopo anni di apprendimento e crescita, Hiro arrivò al punto culminante del suo viaggio, l'illuminazione interiore. In un momento di profonda meditazione, Hiro sentì una calma interiore che non aveva mai sperimentato prima. Si rese conto che la pace duratura risiedeva dentro di lui, oltre le sfide esterne e le tempeste della vita. Era diventato uno con l'universo, un testimone silenzioso di tutta la creazione. E così, amici di Ricarica Mentale, la storia di Hiro ci insegna che i 7 segreti Zen possono trasformare profondamente la nostra vita. Dal segreto della presenza all'illuminazione interiore, ognuno di noi ha il potere di abbracciare questi insegnamenti e di coltivare una vita di armonia, gioia e saggezza. Che possiamo tutti camminare sulla via Zen,
custodendo questi segreti con cura e passione, per vivere una vita di significato e realizzazione. Grazie per essere arrivati fino a qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividete con chi possa trarne beneficio. Iscrivetevi e cliccate sulla campanella per restare aggiornati. Al prossimo video, grazie di cuore da Ricarica Mentale.